Cavalli lanciati a ritmo della fanfara, sciabole incrociate a passo di carica tra rievocazione storica e spettacolo ippico. È il carosello storico dei carabinieri che ieri ha richiamato migliaia di persone a Bari, molte le famiglie, attorno al campo di battaglia allestito negli spazi della Fiera del Levante. 50 cavalli con i loro cavalieri ed il cane mascotte Lady hanno dato vita ad un'ora di spettacolo che ha avuto il suo punto più alto nella rievocazione della carica di Pastrengo, località in provincia di Verona, diventata famosa per l'eroica battaglia del 30 aprile 1848, quando nel corso della seconda guerra d'indipendenza tre squadroni di carabinieri a cavallo si lanciarono nella mischia per salvare il re Carlo Alberto da un'imboscata austriaca. Gli squadroni dell'arma travolsero lo schieramento avversario. Questa invece è una dimostrazione di ubbidienza dei cavalli, ma anche una tecnica di guerra per sfuggire al fuoco nemico nei casi di difficoltà. Il carosello dei carabinieri, nato a Roma nel 1933, non si esibisce più nelle uniformi del passato, ma continua a conservare il suo carattere storico. Maurizio Spaccavento, Canale Italia, Bari.